Ciao a tutti, allora oggi in questo video voglio riproporvi un video tutorial a conciatura proposta da Pepper Chocolate 84 che mi è piaciuta davvero davvero tanto. Le stavano divinamente i capelli in quel modo, e mentre lei ha i capelli lunghi, comunque voglio provarci anche se ho i capelli corti, voglio provare insomma a realizzarli con voi. È lo stile, è uno stile, quindi risultato, è un risultato quindi afro, quindi ricciolino tutto particolare. E cosa dobbiamo fare? Allora, ho scioccolato i capelli, ho cospalso sui capelli tutti i capelli una mousse Ravviva Ricci, non avendo comunque la spuma, ma dovete comunque cospargere sui capelli, su tutti i capelli, una spuma per capelli. E poi vi servirà un rotolo di carta igienica. Che cosa dovete fare? Allora, io unisco di specchio, se no non ci vedo. Allora, dovete prendere una ciocca di capelli, possibilmente fina fina, quindi non tanti tanti capelli, perché comunque così il risultato uscirà quindi più definito. Fate quindi con tutti i capelli questo procedimento, cioè strappo, ciccolina, carta. Poi ciuffettino, scusate, legate, quindi associate quindi questo ciuffettino a questo listarella. E legate piano piano per non rompere la carta, perché se non è successo, se è normale che carta. Ok, riprese tutto quindi questo procedimento per tutta la vostra testa, quindi i capelli, tenete quindi in posa tutti i capelli così per una notte, quindi dormiteci praticamente. E la mattina dopo, quindi il giorno dopo, niente, sciogliete semplicemente questi nodini e niente, io farò così. Ora è pomeriggio, quindi faccio tutto il procedimento sui miei capelli, stanotte li lascio in posa e poi vi registro il pezzettino del video domani e vi faccio vedere quindi tutto il risultato dei capelli, il risultato finale. E niente, spero che vi sia piaciuto, speriamo che il risultato sia comunque decente, lo vedremo insieme. E niente, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao! Ecco il risultato, bigodini di carta gogò. Ora andremo a sciogliere quindi questi bigodini e vediamo se il risultato è più o meno simile a quello del video tutorial da cui sono comunque espunto. Comunque, secondo me il risultato migliore è viene comunque se usate la spuma e non magari quello che ho usato io. Allora, un bigodino, vediamo se il risultato è più o meno quello desiderato. Guardate che ricciolini. Quindi ora sciogliamo tutta la testa, tutti i bigodini e vediamo un po' che ne è uscito fuori, insomma. Ma il risultato non è dei migliori. Sembro
Comunque, questo è il risultato finale. Ovviamente potete aggiungere un po' di spuma, di olio, quello che volete, mettendo la mano nei capelli, quindi rendendoli meno vigolinosi, fatemi usare questo termine, meno vigolinosi, e comunque l'effetto sarà più dolce, più carino, più garbato, non questo cespuglio per i cavoli suoi. E niente, magari non lo so, visto che avete comunque, se avete dei capelli corti come i miei, magari così un pochino troppo particolare, ma se avete dei capelli lunghi e vi piace comunque creare questo look un pochino afro cespuglio, allora seguite questo video, seguite i procedimenti e poi vi lascio la foto finale del look sistemato, un pochino più garbato. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!